Delle persone senza casa, i barboni, gli homeless, nella visione americana anglosassone. Quanto riguarda la psichiatria? Forse la psichiatria è intesa proprio come scienza delle malattie mentali, forse marginalmente. Ma invece come salute mentale invece è centrale, perché il barbonismo è proprio la conseguenza di una specie di alleanza perversa che si stabilisce fra la società, che emargina, rifiuta, stigmatizza, condanna moralmente, condanna economicamente una persona, e in qualche maniera gli elementi presenti, gli elementi patologici presenti in questa persona, che in qualche maniera fanno pandanna alla condanna sociale. Quindi è una specie, si costituisce una specie di sinedrio fra la società e la parte, quella parte della persona che punisce la persona stessa, e di fatto la vittima è l'altra parte della persona stessa. Questo che vuol dire? Che se io divento un barbone non è soltanto perché sono stato cacciato da casa e ho perso il lavoro, o forse ho fin dall'inizio della mia vita una indisponibilità nei confronti di quelli che sono gli elementi della vita normale, cioè fare parte di un gruppo sociale, farsi una famiglia, lavorare, eccetera, eccetera. E c'è anche questo mondo. Ma c'è in me un qualche cosa che va d'accordo, e questo accordo è il fatto negativo per eccellenza, è il patto perverso che si stabilisce fra società e individuo, perché io in qualche maniera posso emarginarmi, cioè la società mi emargina, io attraverso la società mi emargino. Ma questo non è una scelta, perché io posso scegliere di andare a fare l'eremita, posso scegliere di rinunciare all'uso del denaro, posso decidere anche di ritornare nei boschi e cercare di vivere raccogliendo bacche, se effettivamente ho la possibilità di esercitare il mio libero arbitrio. Cioè, fra un'ipotesi e l'altra, effettivamente ho quei gradi di libertà che mi consentono di distinguere e di dire e di fare ciò che più mi rappresenta. Questo sarebbe un processo normale. La stragrande maggioranza delle persone che vivono per strada non è così. Non è una scelta, è una necessità dovuta alla serie, spesso ai traumi, spesso alle violenze, spesso ai maltrattamenti subiti da bambini, che in qualche maniera indirizzano al levitamento. Quindi da una parte l'individuo è costretto al levitamento, perché se si affaccia sulla scena della società non solo si sente rifiutato, ma ha ansia, non trova soddisfazione, non trova gratificazione. Quindi, come fenomeno sociale, è certamente un fenomeno da leggere da un punto di vista socio-economico. Come fenomeno personale va ripresa la storia, cioè la persona che vive sotto i tunnel, o a Roma molti stanno sotto, vicino alla stazione Termini, per tanti motivi. Ecco, io mi avvicino a quella persona, non è detto che se io offro un alloggio a quella persona me l'accetti, ma certamente io devo offrire a quella persona e devo entrare in un rapporto con lui, per cui lui possa ricevere dalla società tutte le cose,
di cui ha diritto, per esempio essendo un cittadino italiano.